Eccoci qui come ogni domenica, benvenuti ad una nuova puntata di Comò. Siamo prontissimi per regalarvi una bella mezz'oretta all'insegna del relax totale, ma soprattutto abbiamo tante cose da raccontarvi che come sempre sono racchiuse all'interno del nostro Comò e quindi apriamo subito il primo cassetto. E come in ogni appuntamento partiamo subito dal costume, da tutte le interviste che Giancarlo realizza anche questa volta nell'ambito della Fiera Promessi Sposi. Si è divertito come suo solito con tutte le giovani coppie e guardate un po' che cosa ha combinato. È compromesso sposo, scommetto che sei uno sposo. No. Così giovane, sei già qui che ti guardi intorno. Tu quanti anni hai? 22, sono piccolo. Tanti mi dicono che sto facendo un brutto pensiero, però sono contento. Come si chiama mamma e papà? Mia mamma Teresa, mio padre Tonio. Tonio e Teresa. Quando vostro figlio va in giro, legatelo, attaccatelo, perché guardate che cosa fa. Viene alla Fiera degli Sposi con questa svergognata. Come ti è venuta questa idea a 22 anni? Per capire un po' come funziona, come va. E cosa ti è piaciuto di Vito? Gli occhi. Gli occhi. Non lo fare. Cosa ti è piaciuto di Anna Maria? Cosa ti è piaciuto? Non manca se raccordi. Un po' di tutto. Un po' di che cosa? Il carattere. Ah, il carattere. No, fra un po' vi lascerete perché il carattere. E che carattere ha? Di merda. Non lo fare. Quando vi sposate? Noi conviviamo, sa. Convivete? Che lavoro fai? Chi sei? Quanti soldi porti? Niente. Io so quanti soldi porti? Quello è importante. Non lo fare. Senti, chi porta i soldi a casa? Tutte e due. Chi porta i pantaloni a casa? Sì. Lei. Non c'è un dubbio. Sei volitiva, sei forte. Sì. Sei tosta, eh? Sì. Porti tu i pantaloni. Sì, sì. E a te ti piace, eh? Piace essere frustato, sì, eh? Sì, ah, sì. Sì, she's a monster. Non lo fare. Dove l'hai conosciuta? Fuori a lavoro. Fuori, che sei uscito dal lavoro a fumarti una sigaretta. Durante la pausa? Sì. All'inizio che cosa accadeva? Quali erano le frasi tipo che vi scrivevate? Nessuna frase. Trombavate? No. A letto lei com'è? Il fuoco. Il fuoco! Scusatemi, io e Nancy stiamo scegliendo l'abito dello sposo e l'abito della sposa. Perché io e Nancy ci sposiamo, sì, questo è uno scoop. E ci sposiamo dove, cara? In Brasile, non ho dubbi. Quel fidanzato che hai, lascialo stare. Io sono molto più bello, più eitante, più ricco, più famoso. Lui è così brutto, con questo pennacchio in testa, così. Non lo so, come fai a stare con un uomo così? Io sono senz'altro migliore di lui. No, non ti preoccupare, non ci sono problemi, no, che vuoi che sia. Grazie Nancy, piacere di averti conosciuto, sono molto felice. Mamma mia, 1, 2, 3. La gru, ho rotto tutto. Bene, grazie, arrivederci. Sono gli abiti di Anton Giulio Grande. Ma Anton Giulio Grande ti manda in giro così? Parlate con lui, io non c'entro niente. Anche ad Anton Giulio Grande, ciao. Le uova quando sono pronte? Le uova, se lei vede il mio viso da gallina, saranno pronte fra 2 minuti. Ah. Siccome il mio viso non è da gallina, ma l'abito sì, e non lo so. Però di la verità, stai covando? Non sto covando, sto col telefonino mandando messaggini. Senti, ma sotto posso andarci io sotto? Posso infilarmi sotto l'abito? Magari, essendo io così alta, può darsi che ci faccia anche la casetta. Ah. Che cosa
cosa stai decidendo? Un po' di tutto praticamente. E vuoi partire giustamente dalla musica? Soprattutto la musica. E allora fagli una cosa, fagli fare una canzone a cappella. Can put out my fire, it's coming right on through the wire. Here it comes, when I hear them 808 drums, it's got me singing hey, 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 hey. Ve l'avevo detto, non si smentisce mai. Io però vi voglio ricordare di un appuntamento molto importante, segnatevi. Martedì prossimo ci vediamo con una nuova puntata di Comò Speciale Sposi. Vi mostreremo in esclusiva tutto ciò che abbiamo raccolto nell'ambito sempre della Fiera Promessi Sposi, che però si è svolta a Lecce. Mi raccomando, vi aspetto. Adesso invece vi voglio parlare del calendario per eccellenza, di The Call, che compie 50 anni. Sto parlando del calendario Pirelli e per festeggiare questo traguardo così importante sono stati allestiti numerosi eventi. Come per esempio lo scorso giugno è stato creato a New York un set con due protagonisti dell'immagine, come Peter Lindenberg e Patrick de Marchelier. E poi invece a Milano è stato creato un percorso nei 50 anni di The Call, attraverso oltre 160 scatti degli oltre 30 fotografi che nel corso del tempo sono stati chiamati a interpretare il calendario. E per il 2014, e proprio in concomitanza di questo grande evento, la Pirelli ha scelto di non pubblicare un nuovo calendario, ma di svelare per la prima volta il calendario del 1986, firmato da Helmut Newton. Ora invece apriamo un altro cassetto del Comò, vediamo cosa c'è. Troviamo gli eventi, infatti lo scorso weekend siamo stati nella bellissima Lecce, che ancora una volta è stata la location di Lecce Fashion Weekend, una due giorni dedicata a quelli che sono i nuovi talenti del mondo della moda, ed è stata sicuramente anche l'occasione per incontrare colei che da sempre lo organizza, Elisabetta Vedori, ma anche tanti nomi noti del mondo della moda. Vediamo. Questa sera sembra di essere a Milano, ma in realtà siamo nella bellissima Lecce, la culla del barocco, ma l'artefice di tutto ciò, di questa atmosfera unica, è lei, Elisabetta Vedori. Benvenuta sul Comò. Grazie Mary, è un piacere rivederti qui con noi. Un viaggio che quest'anno porta alto il segno appunto di questo leitmotiv attraverso questa location che davvero ricorda i viaggi di un tempo, con questo treno che ha fatto storia. Assolutamente sì, noi vogliamo far viaggiare la moda made in Puglia, ed ecco perché abbiamo scelto questo, diciamo, questa location simbolo. In realtà poi abbiamo anche tanti ospiti importanti che proprio vengono da fuori, quindi noi dobbiamo fare viaggiare questa moda made in Puglia, ragazzi, siamo bravissimi, abbiamo dei talenti straordinari, ma perché no? Elisabetta è proprio brava perché riesce da sempre a mettere insieme quelle che sono le eccellenze del nostro territorio in fatto di moda. Questa sera sfileranno in esclusiva per te quali stilisti? Vengono da tutta la Puglia, anzi in questa edizione addirittura ritorna una da Roma e poi anche un ragazzo da Fano. Un mix davvero esplosivo, a cui poi c'è da sottolineare anche la presenza di un parterre d'eccezione. In questa edizione mi sento una specie di miracolata, perché abbiamo con noi uno straordinario, vieni qui, raggiungici. Beppe Angiolini, presidente della Camera Nazionale dei Buyer, che sono anni che insegue, in questa edizione eccolo qui. Benvenuto in Puglia. Grazie, con piacere, è stato un invito molto volentieri, anche perché quando ci sono dei giovani è giusto vedere, valutarli, farli crescere e se possibile dargli un aiuto anche, no? Perché no? Che cosa dovrebbe avere uno stilista del domani? Quali sono le caratteristiche che lei cerca di vedere o soprattutto di evidenziare in questi giovani talenti? È difficile dire una valutazione precisa, comunque sia occorre essere, diciamo così, unici. La cosa più importante per uno stilista che cresce, che nasce, che vuole sviluppare il suo, diciamo, tema, la sua professionalità, svilupparsi in Italia, nel mondo, deve dare l'immagine di se stessa molto personale. Non deve guardare gli altri, non deve copiare, non deve sapere prendere spunti. Cioè, no, spunti calma, sì, perché le idee si prendono, si guardano in giro nel mondo, si guardano le gallerie d'arte, e quindi avere un'identità propria, avere una personalità e poi essere bravi anche nel proporsi e comunicare. Oggi la comunicazione è la base di tutto, quindi uno stilista deve saper comunicare. Quindi ecco, con Elisabetta stiamo pensando di come poter aiutare i più meritativi, quelli più che promettono meglio.
Francesca, partiamo da te. Questa sera sei in veste anche di scouting, cerchi sempre insomma di carpire nell'ambito di questi eventi così importanti quelle che sono le nuove risorse del mondo della moda. Che cosa cercherai di individuare in questi giovani talenti? Creatività, innovazione. Le caratteristiche di un designer possono essere tantissime, quindi quel guizzo in più che potrebbe farlo emergere, apparire. Alta Roma da sempre sostiene quelli che sono i giovani talenti, infatti c'è nell'ambito della kermesse anche Limited Unlimited, giusto? Questa iniziativa che ha avuto grande successo ultimamente. Limited Unlimited è un progetto curatoriale voluto dalla nostra presidente, che è Silvia Venturini Fendi. È una mostra nel quale esponiamo dei pezzi unici. Limited sta per pezzo unico, Unlimited sta per creatività, quindi andiamo a scovare talenti, designer diciamo particolari, che propongono degli oggetti di altissimo artigianato ma che siano dei pezzi unici. Tu da sempre sostieni Gattinoni perché sei ufficio stampa di una maison così importante, quindi hai anche un occhio di riguardo. Che cosa dovrebbero avere affinché possano facilmente varcare le soglie di una grande maison? Beh, sicuramente il talento come prima insomma, caratteristica e primo elemento essenziale, poi la curiosità sicuramente e l'umiltà. Ecco, secondo me questi tre ingredienti possono far sì che un designer, uno stilista, un giovane stilista possa diventare, emergere, diventare qualcuno, addirittura arrivare all'Olimpo del Made in Italy. Una bellissima occasione davvero per dare grande visibilità a quelle che sono le nuove generazioni della moda, ma soprattutto evidenziare agli addetti ai lavori che ci sono tanti talenti nella nostra regione. Ora invece vi voglio parlare del foulard ecologico che ha creato Vivienne Westwood per contrastare i cambiamenti climatici. È in cotone al 100% e si chiama Climate Revolution, un'alternativa sostenibile alle classiche confezioni ed è ideale anche come regalo per Natale. I proventi della vendita saranno devoluti alla creazione di un Fondo Climate Revolution, a cui persone, gruppi e organizzazioni benefiche potranno rivolgersi per ottenere finanziamenti per attività di sensibilizzazione e contrasto al cambiamento climatico. La moda, così come il design, viaggiano sempre quindi in due direzioni convergenti con il concetto dell'ecosostenibilità. Ora ci sono un po' di consigli per voi, ci vediamo tra poco, abbiamo tante altre cose all'interno del nostro Comò, vi aspetto!